stata decisiva nella prima fase di gioco. D'altronde queste sono partite dove il risultato è risultato secco, una partita secca, quindi noi avevamo la necessità di fare risultato pieno per poter passare il turno e quindi ovviamente non dovevamo soccombere all'inizio. Non siamo stati tanto bravi nella fase difensiva oggi, nel palleggio abbiamo fatto qualche cosa di importante. Devo dire pure che abbiamo trovato un portiere all'altezza della situazione, non abbiamo sfruttato l'uomo in più sull'espulsione e poi da lì penso che non c'è stata più partita, il risultato insomma, è stato in equilibrio sul 2-0 fino a che non è, praticamente abbiamo preso il terzo gol, dopodiché è una partita che non c'aveva più senso. Prospettive per l'anno prossimo? No, adesso, come dicevo, noi siamo una società neonata, veniamo dalle ceneri di due società padanesi, una faceva la Serie D, quindi per noi questo è stato già un grande obiettivo, raggiungere i playoff. Non siamo arrivati al meglio a questi playoff, questo è l'unico rammarico, perché abbiamo lasciato a casa giocatori importanti come Nori, Pippenburg e Marucci, che stava un po' così cercato, oggi avremmo fatto un altro tipo di partita. Però tranquillamente, l'importante è che abbiamo trovato un gruppo coeso che ci ha dato grosse soddisfazioni, poi ci sediamo con la società, si deciderà qual è il futuro. Grazie mister. È stata una buona partita da parte nostra, penso che la vittoria sia meritata perché siamo entrati in campo sin dal primo minuto concentrati, con la voglia di fare bene, con la voglia di vincere. Il risultato finale ci ha dato ragione. È stata una partita voluta per noi, ma anche per il mister. Abbiamo fatto un regalo al mister che domani convolerà a nozze e quindi abbiamo fatto un regalo a noi, alla società, ma anche al mister. Playoff, cosa ti aspetti di trovare? Adesso ci stiamo, siamo lì, dobbiamo lottare. Sinceramente non so chi sarà l'avversario. Noi sabato prossimo ci faremo trovare pronti per cercare di andare in finale e per fare questo salto di categoria che da tanto che sono 2-3 anni che aspettiamo, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno giusto. In bocca al lupo. Crepi.